Io l'ho visto in anteprima, ma non mi ero emozionato come mi sono emozionato ora. Inviterei adesso a fare una chiacchierata con noi, con questi giovani, la famiglia di Carlotta, la mamma, il papà, il fratello. Grazie per essere qui, perché volete, potete accomodarvi, innanzitutto così siamo più comodi, perché volete condividere con noi questa bella vita. Sai Irene, io devo farti una confessione, noi improvvisiamo un po' oggi, però un giorno, Adelina, un mio padre spirituale, a me molto caro, mi ha fatto un dono, mi ha regalato il libro di Carlotta, in un momento, devo dire, della mia vita un po' molto veloce. Voglio condividere con voi questo perché. Perché posso dire che Carlotta mi ha aiutato innanzitutto a frenare e poi mi ha aiutato ad amare la vita. Ma io dico che Carlotta, attraverso quel libro, ha amato me. E ho capito che forse noi non abbiamo bisogno di presenze rumorose, ma ho detto, l'amore salva in silenzio. E posso dire davvero grazie a Carlotta per avermi amato attraverso quel libro e grazie a chi ha voluto donarmi questa bella figura e oggi avere il piacere e l'onore di parlare con la famiglia di Carlotta. Io, Adelina, partirei subito con una domanda. Pensando a Carlotta, la prima parola che ti viene in mente? Egoisticamente direi musica, perché per me lei è totalmente la musica. Però amore, amore, musica, sono tutte parole che le appartengono. Se mi consentite un attimo, dare voce all'emozione della visione del video. Questo video è bellissimo, ci ha veramente toccato nel profondo. Dobbiamo ringraziarvi perché attraverso le testimonianze di tutti questi ragazzi avete toccato i punti, avete centrato i punti proprio salienti di questa storia in un modo così chiaro che quasi non è chiaro, non era così chiaro a noi. Lo dico, parlo per assurdo, però tutte le sfaccettature di questa storia le posso riassumere. Avete tutti parlato di coraggio che non è solo coraggio fisico ma è forza morale, è tenuta in tutte le fasi della vita. Avete parlato di gioia, è un qualche cosa che appartiene a Carlotta dalla nascita, perché lei ha sempre portato gioia e armonia con la sua semplicità, col suo modo proprio semplice e spontaneo di esporsi. Di esporsi in maniera coraggiosa, perché lei non si è mai ritratta di fronte alla vita, si è sempre aperta e nei gesti e nei comportamenti, quindi il coraggio. E l'altro aspetto che spesso, non dico viene sottovalutato, però sul quale non sempre riflettiamo in maniera profonda, è l'idea che si possa arrivare approdare alla ricerca di Dio, quindi all'approdo più alto anche attraverso la cultura, attraverso i valori quelli laici. Avete parlato di preparazione, impegno, disciplina, avete colto anche questo aspetto e questo aspetto anche secondo me è importante nella storia di Carlotta, perché veramente c'è stata una fase, non si sente? Veramente c'è stata una fase in cui lei era lontana da più vicina. Io lo dico sempre, però. Ok. Insomma, ci tenevo a sottolineare questo aspetto che avete sottolineato voi e quindi vi ringrazio perché questo video è pieno di profondità, di riferimenti speciali a lei e pieno della sua storia. Non so come abbiate fatto a coglierla proprio in toto. Grazie Don Fabio, grazie ai vostri ragazzi. E per la delicatezza con cui siete entrati in questa storia, vi siamo veramente grati per questo. Vediamo se ha toccato anche il cuore di questi ragazzi. Che vediamo, dice, certo. Che ne dite? Questo video, questa storia ha toccato i vostri cuori? Sì!
più forte lo vogliamo sentire, ha toccato i nostri cuori. L'hanno detto, ha toccato i loro cuori. Irene, oggi sono con Irene a presentare questo pomeriggio. Irene, hai visto questo video? Che ti sembra, Carlotta? Vediamo, lo vogliamo chiedere alla loro famiglia. Allora, non mento che avevo già visto. Si sente? Ok. Avevo già incontrato la figura di Carlotta in precedenza e mi aveva emozionato, e oggi ancora di più, perché ogni volta che ascoltiamo testimonianze di coraggio, di amore, di ricerca verso qualcosa, sempre ci emoziona. Io ero curiosa, tra virgolette, di sapere quanto per Carlotta è stato, tra virgolette, difficile, come è riuscita ad arrivare a Dio, a ritrovare quella fede che gli era prima assente. Quindi come ce l'ha fatta e come voi gli siete stati accanto, come li avete aiutata in questo percorso? Okay. Ciao a tutti, ciao a voi, siete bravissimi a parlare, veramente proprio bravi, complimenti. E facciamogli un applauso a loro. No, allora, c'è da dire prima di tutto che sì, noi siamo stati attorno, l'abbiamo sostenuta insomma, con l'amore che comunque è sempre stato grande in famiglia. Però devo dire che alla fine il suo percorso è stato personalissimo suo, è stato un suo personale incontro con Dio e basta. Noi siamo venuti dopo, noi viviamo e continuiamo a camminare nella sua scia, ecco, cresciamo anche noi in tutto questo. Però insomma il percorso è stato suo, ma è cominciato praticamente in un giorno qualunque, il 4 marzo del 2013, che è una data, un prima e un dopo, no? Una data fatidica per tutta la sua vita, perché lei si trovava a Milano in ospedale e ebbe una crisi cerebrale dovuta purtroppo alle metastasi e fu in coma per qualche minuto, a dire il vero non tanto, però al risveglio lei poi raccontò di aver visto tutta la sua vita cambiare. In un attimo guadagnò una fede ma veramente ferrea, fortissima in Gesù, e soprattutto, come insomma, come è stato detto prima e spiegato benissimo da voi, insomma, lei si rese conto del fatto che la croce la potesse salvare, che Dio la potesse salvare nella croce, ecco. E cominciarono a cambiare le parole di Carlotta, cominciò ad aprirsi piano piano in un primo momento con i messaggini con mano su WhatsApp, ma poi anche nell'ultimo post del blog anonimo sul cancro che lei aveva creato, con cui aveva aiutato migliaia e migliaia di persone in tutta Italia. Se mi consentite vorrei leggere proprio tre righe di quello che scrisse riguardo quel momento della crisi. Certo. Io sono guarita nell'anima, in un istante, in un giorno qualunque, al risveglio da una crisi. Ho riaperto gli occhi ed ero un'altra, e questo è un miracolo. E in un attimo capisci che è stato proprio quel cancro a guarirti l'anima, a riportare ordine nella vera essenzialità della tua vita, a ridarti la fede, la speranza, la fiducia, l'abbandono, la consapevolezza di essere finalmente diventata chi per una vita intera hai fatto di tutto per essere e non eri stata mai, una donna serena. Poi capisci che è stato il cancro, con il suo tormento, con le sue aggressività, con le sue asprezze, a portarti infine la luce. E diciamo che da quel momento la sua fede era in uno stato che noi potremmo definire embrionale, no? C'era stato l'incontro con Gesù, che era stata, lei stessa l'ha definita un'illuminazione dello Spirito Santo in quel giorno. Però mancava qualcosa, mancava fondamentalmente l'abbraccio della Chiesa. Quell'abbraccio che poi arrivò il giorno dell'elezione di Papa Francesco. Noi ce lo ricordiamo tutti, lo seguivamo per TV, ognuno di noi, soltanto che Carlotta seguiva quel momento in un momento terribile per lei, perché lei si trovava in un negozio di Roma a comprare la sua prima parrucca, che era una cosa terribile ovviamente per una ragazza, soprattutto della sua età. E lei seguiva questo momento in TV e vide questo Papa estremamente semplice, quasi colloquiale, che invitava gli altri a pregare per lui, la preghiera del Padre Nostro, cioè, e Carlotta si sentì proprio unita intimamente a Papa Francesco. E poi Papa Francesco, poco dopo la sua elezione, la Domenica delle Palme, fece quell'omelia che le cambiò la vita del tutto: voi giovani dovete portare la croce con gioia. E
che Carlotta, poi concludo, non voglio rubare, sai, ci sono. Carlotta scriveva a mamma in quei giorni, Totta era il nome con cui si chiamava in famiglia Carlotta, perché lei era piccola, non sapeva di Carlotta, diceva Totta. Vabbè, io ero Teo, però non importa, nessuno. Totta sta bene, è un miracolo, c'è Dio che ci protegge tutti e noi comunque continuiamo sempre a camminare. C'è un disegno più grande, tutto questo ha un senso unico, io sono orgogliosa di poter crescere così e vivere questa cosa. Questo ovviamente era il momento, era il periodo più tosto, insomma, clinicamente della vita di Carlotta. E io non so come abbia fatto, soprattutto perché, oltre a scrivere questo, lei continuava a suonare, continuava a studiare, dall'università, esami, master. E in tutto questo lei tra l'altro portava anche, cioè lei si alternava fra ospedali e concerti, e portava anche sui concerti negli ospedali, perché da malata, però senza far sapere a nessuno che era malata, lei suonava per i donatori di musica, questa organizzazione che porta appunto la musica nel reparto oncologico. Poi scriveva, e che bello che mi è arrivata la fede, come facevo senza, che vita ignobile, che vita arida senza fede, senza fiducia e abbandono a Dio, che regalo questo cancro, incommensurabile, io voglio andare a Medjugorje quest'estate. Poi vabbè, piccolo inciso, insomma, un paio di settimane dopo, insomma, del volo in cielo di Carlotta, ci andiamo noi per lei a Medjugorje. E vabbè, insomma, non voglio andare a morire. Grazie a te per avermi dato la sua parola. Perché ho fatto sentire la rivolta a te. Molto bello questo passaggio. Anch'io mi metto molto da rivolta. E a me è una cosa, ragazzi, sapete una cosa? Davvero mi ha reso diverso. Ho letto che Carlotta esaltava le sue cicatrici, le sue sofferenze. E io ci penso. Dico, noi abbiamo una piccola macchiettina, una piccola cosa, subito tendiamo a nasconderla, a metterci un po' di fondotinta. Anche noi tendiamo ad esaltare la nostra bravura. Carlotta lo faceva, perché aveva una grande passione, come dice Matteo, la musica, un grande talento. Però dico io, esaltava le sue debolezze, le sue fragilità, le metteva in risalto e ne rendeva grazie. Quindi mi viene da chiedere, cioè, voi che appunto avete camminato al suo fianco, vedere dai suoi scritti, dalla sua espressione, esaltare quelle cicatrici che portava addosso, cosa vi è sembrato? Carlotta, a me personalmente, poi insomma per la mamma, a me Carlotta ha insegnato che, cioè con la sua vita, non ha mai avuto bisogno di dircelo a parole nell'ultimo periodo, però Carlotta ha impiegato tutta la sua vita praticamente a coltivare i suoi talenti, ma proprio a livelli altissimi. Lei era arrivata a costruire una carriera violinistica di livello nazionale molto importante. E poi insomma si era perfezionata all'estero, ha studiato all'Università di Cambridge, a New York, insomma aveva fatto delle cose pazzesche per una ragazza alla fine di 22 anni al momento della diagnosi. Però alla fine Carlotta ha capito, questo l'ha scritto anche, che quella ricerca di presunta perfezione, no? Questo dover sempre rincorrere se stessi, i propri obiettivi, alla fine non si è rivelata un'illusione per lei, qualcosa che in realtà l'aveva ingannata, perché lei cosa cercava di fare con tutta quella frenesia, questo cercare di portare, di essere sempre meglio, no? Lei cercava la felicità in questo, ma non l'ha mai trovata. E io dico sempre che la vita di Carlotta alla fine è stata come una scala, nel senso che lei sicuramente con la sua forza, con il suo amore per la vita, in un primo momento laico, prima della conversione, lei era riuscita a salire tanti scalini verso la felicità, però oltre un punto lei non riusciva umanamente ad andare oltre. Ecco perché poi in quel 4 marzo, e poi come spero di poter dire, ci insegnò proprio negli ultimi giorni, con dei gesti, delle parole fortissime, è arrivato quel dono esterno, qualcosa che lei... Che non poteva fare lei da sola, e Dio insomma l'ha condotta fino a più in alto la massima felicità. Diceva Matteo, l'ultimo periodo della vita di Carlotta è stato quello più intenso, sia a livello umano che a livello spirituale. Come avete vissuto questi giorni accanto a Carlotta, Adelina? Abbiamo vissuto questi giorni con una grande consapevolezza di essere aiutati. Probabilmente eravamo
investiti della sua luce, di quello che lei aveva avuto, dell'incontro fortissimo che lei aveva fatto col Signore. Non abbiamo mai perso la speranza, diciamo che fino all'ultimo c'era quasi la possibilità per noi che potesse da un momento all'altro venire fuori il miracolo e lei potesse alzarsi e riprendere la sua vita normalmente. E lei non ha mai fatto discorsi ultimi, però è come se piano piano, durante questi quasi due anni di calvario, avesse sistemato tante cose, tanti piccoli tasselli della sua vita che comunque dovevano trovare un posto più giusto. Ha perdonato tutti, ha voluto parlare con, io parlo di me perché il rapporto che io avevo con lei era mio, ha voluto parlare con me, ci siamo detti tante cose, ci siamo perdonati a vicenda tante cose, come se lei si fosse piano piano, gradualmente preparata a questo momento ultimo. Comunque lei era, le sue condizioni chiaramente degradavano ogni giorno, fisicamente tutto veniva meno, e invece a mano che degradavano le sue condizioni fisiche, la sua luce risplendeva ancora di più, era lei che ci teneva per mano. Carlotta non ha mai pianto, e non è una cosa che si dice per dire, è la verità. Carlotta non si è mai lamentata, Carlotta ha sempre ringraziato in qualunque momento, dalle cose fisiche alle cose morali, ai discorsi, è sempre stata presente e lucida a se stessa, non si è mai abbandonata alla disperazione, almeno a vista non l'ha fatto. Certamente il suo è stato un percorso progressivo di accettazione. L'illuminazione del 4 marzo è arrivata su un terreno che era già fertile, che era già stato preparato da una ricerca personale molto intensa e molto approfondita. E Carlotta, insomma, non si era mai allontanata in maniera definitiva dalla Chiesa, però certo aveva vissuto tutte le sue fasi adolescenziali, in cui diciamo che l'interesse primario della sua vita non era certo il legame con Dio, comunque la frequentazione con Dio, magari il pensiero c'era pure, però era un periodo distratto, come sempre succede. Quindi il suo interesse era la musica, giusto? Il suo interesse era costruire se stessa, e la sua curiosità di conoscere tutto il più possibile, la sua intelligenza è scaturita dalla sua curiosità, che è stata una curiosità sana, la voglia di scoprire, di sapere tante cose, di andare a fondo nelle cose, e questo è stato il motore della sua cultura, è stata la curiosità proprio. E nello stesso tempo lei, quello che hai detto tu prima, riferendo a quella frase, le mie cicatrici da cui spunteranno le ali, Carlotta non ha mai avuto paura della sua fragilità, anzi la fragilità per lei è stato un valore da coltivare, di cui non aver vergogna, un valore da vivere, perché è legato comunque alla nostra condizione umana ed è comunque visto, però è stato visto da lei in funzione di un traguardo, di un cammino, la fragilità comunque vista in funzione di un e poi. La parola e poi è stata una cifra costante di tutta la sua vita dal momento in cui è arrivata la malattia, quindi c'è sempre stata speranza, c'è sempre stata futuro, idea di futuro. Di quella felicità che diceva. Di quella felicità che era la normalità, perché lei ricercava la felicità delle piccole cose, quindi la normalità. Cercava la felicità, Carlotta, e voi cercate la felicità, ragazzi. Questa è la vostra felicità, si vede, dice Irene. Cercate la felicità. Più forti, facciamoci sentire. A proposito di felicità, voglio aggiungere un fatto che è successo la mattina della giornata in cui Carlotta è andata via, la mattina del 16 luglio, in realtà la stessa mattina. Carlotta stava mangiando, c'ero io vicino a lei, c'era il suo fidanzato e la stavano aiutando ovviamente. A un certo punto lei dice improvvisamente, quindi come se seguisse un discorso suo silenzioso, tre uomini meravigliosi, mio fratello Matteo, mio padre e il mio Fanfi, così chiamava il suo fidanzato, e una mamma dolce. Io sono stata fortunata perché mi sono presa una carezza, perché ero lì vicino a lei. Cosa voglio di più? Io sono fortunata. Quindi davanti a queste parole, forse lei la felicità l'ha trovata, cioè sapeva di averla trovata anche in quel momento.
lo sappiamo che ha trovato la felicità. Te l'ha detto, però è stata grande perché a lui l'ha comunicato e di questo non possiamo che non essere grati al Signore. Grazie, la prima parola è da dire grazie. Io dico, ho la fortuna di guardarvi da vicino e vedere i vostri occhi lucidi e la vostra voce anche un po' tremante, è la cosa più bella, perché significa che siete davvero innamorati di Carlotta, ma soprattutto di trasmettere la bellezza che era Carlotta, e oggi l'hanno trasmessa uno di noi, di quanto è bella Carlotta. Avete visto la foto? Era una bella ragazza anche fuori, però loro hanno parlato di Carlotta, del suo cuore, dico io, e posso dire che è una ragazza stupenda. E oggi vi dico grazie, vi diciamo grazie come giovani, lo diciamo un grazie per essere stati qui, grazie per i vostri occhi. Questa è Carlotta, dice Adelina, voi siete Carlotta, voi siete la messa di Dio. Grazie, ora si può preparare il prossimo gruppo per una piccola canzone, così grazie a voi, grazie. Noi ci siamo, continuiamo, restiamo qui, aspettiamo il gruppo che si prepara.